Buongiorno. E allora, febbre, mal di gola, che hai fatto ieri quando sei andato a fare la TAC? Le macchine. Scusa cuore, abbi un po' di pazienza. Qua è un problema questa scuola. No. Trafficone di macchine, retromarcia, tutte le macchine che vengono davanti. Stavi dicendo? Anzi, stavo dicendo, vabbè, non è che quando si è andato a fare la TAC, ovviamente il posto era freddo e ti sei preso qualche colpo d'aria, sicuramente. E sì, il fatto del mal di gola, il fatto della febbre, quant'è la febbre? Fammi sapere. Solito, come abbiamo gli sbalzi di temperatura, ecco perché la temperatura deve essere sempre quella costante. E lo so, cuore, come fai magari quando ti spostano da un reparto all'altro, nascono questi problemi. Tutto così, tutto era quello, insomma. Vabbè. Allanto, ho avuto gli squilli come al solito stanotte. Non so tu, ma ti hanno dato già qualcosa, che ti hanno dato la tachipirina. No, vabbè, l'importante è che non è alta la febbre. Anche se tu quando la prendi la febbre subito si alza alta. Babbo, dobbiamo sempre lasciare il segno, è vero cuore? Prima la cagarella, e mo la febbre, mannaggia la miseria, mannaggia. Babbo, che ci possiamo fare, cuore? Arriveranno tempi migliori. Sicuramente, dobbiamo solo avere un po' di pazienza e tutto si risolverà. Cioè, in culo al mondo la scuola. Praticamente, aiuta la nonna a scuola, saranno 4 km, 5 km. Pazienza, l'importante è che trovano una soluzione. Vabbè, si stanno muovendo, quindi spero che a presto abbiamo delle novità. Sì, perché avevano detto che ci sono altri istituti. Verranno accorpati. Ma si devono sbrigare. Vabbè, stamattina ho fatto colazione con Giuseppe a casa della nonna. Eh sì, ma mi vado a fare solo un caffè, cuore. Facciamo passare. Essere tutti un po' per volta. Va bene, cuore, dai. Ci sentiamo dopo. Aggiornami sulla situazione. Ok? Ti preoccupare, anche se mi dici che hai la febbre alta, non ti preoccupare, l'importante è che me le dici, dico, stai tranquillo.
No, perché poi tu lo sai com'è, quando inizio a non sentirti, quando inizio, me inizio ad andare in tilt, quindi è meglio se so, così sto più tranquillo. Ma boh, un bacio, un cuore e un abbraccio. A dopo, ancora dopo. Fammi sapere, eh? Ciao.